Ciao a tutti! Ciao. Oggi finalmente albero di Natale. Eh sì. Che abbiamo già fatto e potete vedere il video dove costruiamo l'albero di Natale. Quindi praticamente va un pino bianco così, senza niente. È rimasto questo. Esatto. Quindi è arrivato il momento di riempirlo. Addobbarlo, giusto. E nel frattempo vi iscrivete al canale. E beh. Così, giusto perché. Ci abbiamo anche le magliettine natalizie, io un po' di più. Io questa l'ho detto anche d'estate però. Non ci crederete, ma c'è Babbo Natale. Eccolo. Che surfa, ma c'è Babbo Natale. Vabbè, era la cosa più natalizia che c'aveva lui nell'armadio a quanto pare. No, c'ho qualcos'altro. Ci abbiamo anche, scusa, lo sfondo col camino e le calze, quindi siamo proprio prontissimi per fare quest'albero. Vi facciamo vedere anche cosa abbiamo comprato. Allora, le luci in realtà già ce l'avevamo, le avevamo messe st'estate fuori per fare ambient, perché sono da esterno, però visto che sono trasparenti, penso che sull'albero bianco ci stiano benino. Il puntale l'abbiamo scelto bianco, ma soprattutto le palline nere e rosa, ci siamo venuti incontro praticamente. I gancetti li ho presi bianchi, perché in teoria non si dovrebbero vedere. Ora sarà noioso metterli sulle palline. E poi abbiamo tutta un'altra serie di cosine per decorare la casa. Cominciamo? Però in realtà... Ah, le luci prima cosa. Garbuglio! Vai. No. Forse però proviamole, perché questa mi sembra arrugginita. Attacca lì. Guardate come stiamo per saltare in aria, eh? No, no, funzionano. Test luci. Salto per aria. Cosa qui? Wow, questo è... carino, no? Sì, forse. Ma bastano anche queste le luci, mi sa, eh? Secondo me sì, dai, che dobbiamo fare Las Vegas. Test luci superato. Adesso mettiamo i gancetti alle palline. Gancetti, palline, pupazzo. Questi piaceranno i gancetti. È meglio. Fatto. Questo è finito. Sono quelle però mi dà. Apriamo. Sono belle queste palline. Le palline le abbiamo prese tutte in un negozio cinese, eh? Niente di che. Vabbè, sono carini. Ah, però sono facili da mettere sti gancetti, guarda. Ah, sono già pronti così? Sì, devi solo infilarlo e chiuderlo. Non lo so se ci basteranno queste palline. Secondo me ne serve un'altra scatola rosa. Perché noi facevamo l'albero sempre con i bucciotti. Ah, noi abbiamo... sì, abbiamo sempre fatto l'albero, quello verde, però utilizzando i pupazzetti, peluscetti. Ce ne abbiamo un sacco, infatti. Mi sa che con quei pupazzi ci faccio la ghirlanda da mettere fuori. Prossimo video. E dai. Però ci voleva tipo una cioccolata calda. Una cosa che faceva un po' ambiente Natale. Sì. Non c'hai... Io berrei un bicchiere di vino rosso. Non sappiamo neanche quello. Sì, quello sì. Oh, guarda la pallina glitterata! No, questa la amo. Non voglio altre così. Eccole. Ci sono anche nere glitterate. Ma sono della stessa marca queste palline, no? Sono quelle che hai le mani per sempre più brillantini, eccoli. Sì. Evviva. Donna Cicciana, Raciciana!
Ma perché ho fatto due scatole e tu stai ancora la prima? Perché questa è profonda. Ma che bordi, sono le palline interessanti. Devo inserire. A parte che vai a vedere anche la qualità. Ma che qualità? Devi solo schiacciare il gancetto. Di come ho messo io i ganci. Tanta tanta qualità, qua 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 qualità, qualità. No? Secondo voi, albero di Natale, quanto durerà con Babbi? Che vuol dire? Secondo me fa tipo gatto che si attacca alle pallette. Sì. Beh. Io ho fatto le mie palline. Bubi ha fatto andare. Le sue palline. Sì, io ho tre scatole, lui una scatola. Ma no, va bene. Io ho fatte due. Ma cosa? Quella era già pronta. Stava anche richiusa. Posso? Inizio, metto la prima pallina? Vai. Ma quelle grosse vanno sotto. E tutte piccole? Cioè, tu fai tutte piccole e grosse? Ma no, fai grosse fino a qui, poi medie, poi piccole. No, le formix. Ma che stai dicendo? Le palline grandi vanno sotto. Professionismo lei. Vabbè, contentiamola. Secondo me lo faccio dormire sul lettino. Contentiamola. Di programma perché ci sembra un po' vuoto. No vabbè, io avevo detto che comprava un po' le, scusate il mio abbigliamento, ma me ne rendo conto anch'io, e gli avevo detto che erano un po' poche le palline, ma c'ha ragione. Vabbè, quindi usciamo un attimo, ne prendiamo altre e torniamo. Tornati. Allora, in realtà dopo aver girato praticamente tutti o quasi i cinesi di Perugia, non siamo riusciti a trovare palline bianche, se non una rimanenza nel negozio dove avevamo preso quelle nere di queste, però c'erano solo queste, quindi sono solo 18. Praticamente abbiamo comprato delle lampadine. Sì, cioè ci sembrava un po' spoglio. Abbiamo optato per aggiungere l'argento e quindi abbiamo preso questo scatolone. E sono belle perché hanno tutte fantasie particolari. No, questo mi ricorda il militare. Mi piacciono. E abbiamo trovato queste a specchio, sempre sull'argento. Quindi adesso finiamo di fare l'albero. Mi sembra che ci siamo. No? Carina? Un po' gipsy. Un po'. Credo che se esistesse un concorso per l'albero più trash dell'universo l'avremmo vinto noi quest'anno. Ci sono tipo più palline che rami. Però mi piace, a me piace questo effetto. Piace pieno. Così, piace così. Vi piace? È un po' un mix tra l'albero del Siena, la Juve, il Palermo. Ma perché è sempre calcistica la tua? Vado! Vai! Ta-dam! No, è moscia. E voilà! Albero fatto! Sì. Quindi, da noi, dal nostro albero di Natale un po' gypsy e dai cani che non smettono di far casino, li volete salutare? Li prendiamo? Sì. Billy è qua sotto, ci abbiamo sempre pure Billy. Quindi, da noi, da Babi, da Mati, da Billy che ha preso il posto nella cuccia davanti alla stufa, chiamalo scemo, e dal nostro albero gypsy è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!